Ma noi abbiamo fatto una valutazione relativamente alla proposta di legge sull'ulteriore contrasto al terrorismo e al jihadismo, cioè quella di non procedere con l'espulsione per tutti quei soggetti che vengono trovati sia in flagranza di reato a compiere o tentare di compiere atti di natura terroristica o anche quelli che in qualche modo fiancheggiano o sostengono anche solo logisticamente queste persone che magari sono i cosiddetti foreign fighters di rientro dalle zone di guerra. Va applicato a questi signori per modo di dire, a questi delinquenti, a questi tagliagole, lo stesso regime duro di carcere duro che viene applicato per i mafiosi, quindi il 41 bis, e quindi non procedere ad espulsione, anche perché in un sistema così diffuso di rete del terrorismo internazionale, espellere qualcuno e mandarlo in un paese del Medio Oriente vuol dire ricreare semplicemente le condizioni per generare ulteriori reclutatori di ulteriori terroristi.